Vabbè, comunque grazie a tutti e ringrazio in particolar modo Pino e Pierluigi che mi hanno dato questa possibilità. Grazie. Pino, si stanno emozionando anche gli arbitri, la vedo dura stasera. E io vorrei ringraziare, fare un plauso alla Provoco che ci ha voluto qui, al pubblico, alle squadre che sono state diciamo abbastanza sportive. Pino, se mi permetti un minutino, un saluto a un caro amico che sta cercando di superare dei problemi di salute. Farei un caloroso applauso a questo amico, grazie. E io colgo l'occasione per ringraziare Pino e Stefano che mi hanno dato questa opportunità bellissima e l'anno prossimo mi piacerebbe giocare con l'autunno, visto che sono dell'autunno. Pino, grazie. Cercheremo di fare il possibile. Eddy, grazie di nuovo agli arbitri, diamo una targa al loro ricordo con immensa gratitudine della Provoco, quindi una targa che conserveranno spero gelosamente, e anche per Egidio che 20 anni fa era con noi, è stato qui anche stasera, anche Egidio diciamo un grosso grazie, e per questo per la targa deleghiamo Emiliano per la consegna nelle proprie mani come si usava una volta. Grazie di nuovo agli arbitri e un applauso. Allora, benissimo Pino, abbiamo una scaletta però non so fino a quando la rispetteremo, no, perché rispetteremo, ce la faremo, è sempre difficile andare avanti con le scalette. Direi di iniziare a far salire qualche squadra qui, i veri partecipanti, i veri concorrenti, i veri, l'anima dei giochi, perché noi creiamo come ho detto sempre il contesto, però se le squadre non si organizzano, non ci fanno divertire con quei giochi, i giochi non sarebbero veramente ben poca cosa, poi sono nati con le squadre. E allora iniziamo a far salire sul palco la quarta squadra classificata, e cioè l'autunno, con il suo capitano Federica De Cecco e di vice Alessandro Simboli, Lorenzo Simboli e Dalila Rutolo. I ragazzi della squadra dell'autunno accompagnati, hanno anche l'accompagnamento, quando ne portate? Non era... beh vabbè, se ci sono tutti vuol dire che per loro è un piacere, per loro è un divertimento, l'abbiamo fatto soprattutto per loro, per i più piccoli, da lì nasce il nostro entusiasmo e la voglia di comunque allestire questo palcoscenico per farli crescere insieme. A Federica, perché c'è la sorella Francesca, io non dimentico sempre le due. Federica ha la prima esperienza, la più giovane, so che è stata, è un applauso tutto meritato perché è stata durissima, lei non conosceva i giochi, si è calata nel ruolo al di là del risultato che gli servirà tutto per un'esperienza, perché sono sicuro che se Federica passerà un anno, vedremo, ma se iniziassimo i giochi adesso probabilmente Federica, non adesso, adesso è stanca, magari con un anno di riposo, magari con tutta l'esperienza Federica avrebbe dei risultati un po' diversi, ma il risultato più importante è quello che vediamo insieme a te Federica, l'avevamo detto all'inizio, il quarto e il primo posto contano relativamente, contano che questi ragazzi parleranno dei giochi, parleranno di un divertimento unico e lo ricorderanno negli anni come è successo per quelli che sono grandi adesso. Quindi per questo io ti faccio un grosso grazie a te e alla tua squadra per la tua collaborazione anche fuori dai giochi. E lascio il microfono a te per un pensiero, non devi dire la frase che alla fine all'inizio avevi qualche timore, adesso è passato, i giochi sono passati. Il timore non è passato ancora il timore. Allora guarda, il pubblico ti fa un applauso, così il timore ti passerà e tu potrai anche ringraziarli se vuoi. Grazie a tutti.
Grazie a tutti. Ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo l'anno prossimo, ha detto, è una promessa, eh? Una promessa. Allora, consegniamo la coppa a Federica e ai vice, ai fratelli Simboli. Eccoli qua, diamo una medaglia. Ecco qua, al ricordo di questa manifestazione, due, e a Dalida. Poi consegniamo le medaglie anche per la squadra. E grazie ragazzi per la collaborazione dei giochi e anche oltre. Grazie a voi. Grazie, un applauso di nuovo alla squadra dell'autunno. Benissimo Pino, possiamo andare avanti. A questo punto io vi chiederei un caloroso applauso, lo ripeto, l'ho detto già nelle sere scorse, però...